la giornata di oggi è una giornata importante perché riprende un tema che tocca tante donne, quello del tumore al seno, e quindi lavorare ancora di più sul terreno della prevenzione, perché sappiamo che questa malattia è una malattia che può essere curata se presa in tempo, e insieme dobbiamo anche lavorare sul fatto che in Campania, per esempio, ancora non diamo risposte sulla fecondazione assistita, che è un tema molto sentito oggi, c'è un alto livello di sterilità, così come non abbiamo una casa del parto. È un pacchetto complessivo sul quale io sto lavorando, mi sono incontrata anche con il commissario Polimeni, perché io ritengo che ciò che attiene alla salute delle donne riguarda lo star bene della famiglia prima di tutto, perché se sta male una donna sta male una famiglia, sta male, e quindi diciamo che questo messaggio è un messaggio che deve essere forte, che è importante, ma soprattutto che deve avere, vedere l'impegno nella riprogrammazione del piano ospedaliero e del piano sanitario che sta facendo la Regione Campania, dando una centralità a tutte le tematiche che riguardano la salute delle donne. C'è in discussione il piano ospedaliero, l'Irpinia come ne uscirà da questo piano? È in embrione il piano ospedaliero, così come è uscito anche sugli organi di stampa. Il commissario straordinario ha presentato una bozza, noi daremo le nostre indicazioni con la speranza di migliorare questo piano nell'interesse dei cittadini campani. Direttore, il suo mandato è praticamente scaduto, può fare un bilancio della sua attività qui al Moscati? Come è cambiato l'ospedale in questi anni? Io il bilancio lo posso fare e lo farò nella giornata di commiato, però quello che mi interessa non è tanto quello che io penso di aver dato, perché può essere un tratto soggettivo, la cosa importante è sapere la gente, il cittadino, le istituzioni come valutano questo percorso di 10 anni, che sono stati 10 anni di entusiasmo e di passione.